Poi abbiamo scambiato qualche parola dopo lo show è messo bene, può dire la sua, può dire. Sì, no, fisicamente come a livello di gabbia toracica e addominali ricorda molto Finbalor, proprio Sì, come vero, vero. struttura Sì, fisica, sì, sì, sì. quindi ci sta. Io parlo ovviamente da conoscitore della materia. Deve dire anche lì se poi magari verranno altre occasioni migliori. Un personaggio, però, adesso ecco, magari ditemi voi, specie Matteo, se ha avuto modo di vedere effettivamente qualcosa in più che ha fatto di recente. Però a me, come personaggio, uno che mi ha colpito tantissimo da subito, già solo da quando gli ho fatto un'intervista, prima di averlo intervistato in generale, è sì. L'uomo guidato dalla stella e anche dal dito medio Ecco, facile. su quello c'è un po' da lavorare, su quello c'è un pochino da lavorare. Dal dito medio facile. Sebastian De Witt, che devo dire, il personaggio che già qualche video, qualche cosa che avevo visto mi aveva intrigato non poco, anche la parte in ring, però anche lì secondo me il triple threat, il suo era un triple threat, o meglio un three-way per fare quelli bravi, e cioè, secondo me è molto, molto bello per chi magari è un po' più, come dire, sdoganato col wrestling, che di cose ne ha viste tante, eccetera. Il finale leggerissimamente prevedibile con lui che poi rientra da fuori, poi specie se voi ce l'avevate proprio davanti, io ce l'avevo laterale e lo vedevo che stava acquattato, visto io proprio. Nel finale magari leggerissimamente chiamato, però ottimo incontro, veramente, e ottimo act. No, Sebastian è molto bravo, è veramente molto bravo. Io spesso parlo con lui, specialmente dopo gli show, per vedere se c'è qualcosa da migliorare, da sistemare. Così io, per esempio, gli ho consigliato spesso Drago, conosci Hunter x Hunter come manga? Sì. Io gli ho detto di fare una parte di Hisoka, di farsi disegnare una stella sotto l'occhio, che secondo me ci sarebbe veramente perfetta. Non so, vedi, ha detto che era un'idea che avrebbe preso in considerazione, vediamo se la farà. Però no, lui è veramente molto Beh, bravo. lui ce l'ha già nel Titantron, se non ricordo male. Comunque Sì. c'è il suo logo, C'è comunque la in sua generale insegna è sui il suo pantaloni, volto. c'ha tante stelle, quindi ci sta assolutamente. È un E no, quello per elemento. esempio è stato veramente un buon match. Questo è stato veramente un buon match, uno di quelli belli freschi. Perché c'erano comunque Gabriel che è un po' alla ricerca di una strada. Infatti lo diciamo proprio con Aldo durante il match. È partito un po' in sordina, sinceramente non si capiva ancora se fosse heel o face, ma credo più che altro si sia sentita parecchio la pressione di un personaggio che comunque è di casa, perché lui è di Ostia. Quindi show a Roma probabilmente senti tanto, tanto, tanto la pressione. E poi c'era RJ Singh che era un veterano del quadrato, oltre 20 anni di esperienza, molto bravo, molto veloce, degli scambi fatti e eseguiti in maniera veramente perfetta. È stato un bel match fresco e De Witt si è meritato la vittoria, anzi, adesso, dato che è il momento della seconda domanda, io ti Ecco. chiedo, chi è che sfida De Witt? Perché ricordiamo la stipulazione che è stata aggiunta proprio alla fine, ossia che chi vinceva avrebbe scelto il proprio avversario per, immagino, lo show del 12 di dicembre. Quindi Ma chi sì, che sfiderà? poi è lo stesso show, quello per la ricerca, giusto? E Sì, lo lottiamo stesso per la show con Akira. ricerca. Sì. Ecco. Sì. No, per quanto mi riguarda, io credo che il Triple Threat sia stato il classico match, RJ Singh a parte, che ormai è un veterano, no? È il classico match che ti spinge a incuriosirti di quei nomi, di dire, cavolo, però sono bravini, vediamo un po', seguiamoli, teniamoli d'occhio, perché probabilmente sono capaci di poter fare qualcosa di più. Quindi credo sia stato forse solo un aperitivo rispetto a quello che sono capaci di poter dare o che potranno dare poi in futuro. È un buon inizio, è un buon inizio.
RG Singh, poi logicamente il classico veterano, no, che ritengo giusto da affiancare a due nuove leve, e poi viene fuori un pacchetto comunque interessante all'interno di un match del genere, quindi sicuramente il giudizio è positivo. Certo, non è il miglior match della serata, però è comunque un qualcosa di buono che ti spinge a incuriosirti sugli altri elementi presenti, insomma. Ok, vuoi sbilanciarti già subito per rispondere alla domanda del prof Aldo, o questa volta lasci il compito prima a me, riguardante sempre David, sì, sulla prossima sfida, chi va a sfidare, sulla prossima sfida. A questo punto mi verrebbe da pensare proprio Bjorn. Io un David contro Bjorn, sinceramente, è la prima cosa a cui ho pensato dopo quel triple threat, anche perché andresti probabilmente a rafforzare ulteriormente il regno di Bjorn da campione dei pesi leggeri, e poi lì dovrai trovare un altro avversario di un pelino inferiore, ma solo a parole, diciamo, per De Witt. Però io ce lo vedrei bene contro Bjorn. Okay. Drago, tu di la tua, poi di risposta, poi vi propongo la mia. Ok, no, allora per me, allora Bjorn l'ho pensato subito prima, quando parlavamo di magari qualcosa di un po' più serio anche per il personaggio di Mr. Flavoy, pensavo anche proprio a uno scontro con Bjorn, dato che come strutture, altezze, fisicità, diciamo in qualche modo si avvicina di più a quella che è la cintura dei pesi leggeri. De Witt, già durante lo show, quando il presidente ha detto quella cosa, potrà scegliere magari l'avversario per il prossimo evento, io ho detto, se vince De Witt, magari il com'è, non si sa ancora niente, magari effettivamente del prossimo show, va a scegliere Akira. Questo perché semplicemente lui, da quando si è separato dal Fantabosco, credo, se non ricordo male, il gruppo di cui faceva prima, esatto, è andato sempre alla ricerca di vittorie importanti, o comunque quando ha potuto ha cercato sempre di affrontare avversari importanti. Ora, per questa apparizione di Akira, è vero che magari ci sono anche altri nomi, però Karim alla title shot contro Flavio Augusto, non so se magari faranno già subito il match al prossimo show, però tecnicamente sono impegnati, Akira è libero, per quello che si sa ancora. Le cose già durante lo show mi venivano in mente, speravo magari lo dicessero già subito, ogni tanto capita magari quell'angle post-match dove magari si dice qualcosa, si fa qualcosa, però il pensiero ancora continua a solleticarmi. Allora, quello che solletica me è il fatto che De Witt abbia ancora un dente avvelenato con Karim Brigante. E non vorrei che utilizzasse questa sua shot per sfidare Karim subito dopo il match tra appunto Flavio e Karim e andare per il titolo nel caso in cui Karim vincesse. O sfidare lo stesso Flavio nel caso in cui vincesse. Ho questa idea che è proprio la prima cosa che mi è balenata nella mente appena è stata annunciata questa stipulazione, e potrebbe andare tranquillamente così, credo almeno, perché purtroppo ci sono ancora situazioni che sono ancora in ballo tra di loro e potrebbero giocarsi in questo modo. Che no? Sarebbe suonerebbe tipo Money in the Bank all'italiana. Sì, una sorta di Money in the Bank. Sì, una sorta di Money in the Bank, un po' come la valigetta che c'è su in Rising. Anche una Plata in Lacaia. Plata in Lacaia. Ci ho messo, grazie a Dario di Presi di Unico Amore, ci ho messo dei mesi a farmela entrare in testa, ma alla fine ce l'ho fatta. Una valigetta diabolica, sì. Tra l'altro. Sì. Quindi potrebbero giocarsela in questo modo e andare così, anche perché secondo me un Akira, io in questo momento per esempio lo vedrei benissimo a fare un match contro Steel, se c'è. Ti avrei detto Richioso, ma non so in che condizioni sia, quindi... Allora, Steel sarebbe una bella opzione, però devo dire, visto anche il fatto che in qualche modo, come dire, ha ripreso ancora da poco tempo magari effettivamente a
a far qualcosa all'interno del ring, sì. Ha iniziato anche in modo un po' più docile con Psycho Mike, che alla fine non ha un repertorio molto d'impatto, sì che ha lavorato anche magari di sottomissioni, però in qualche modo per lui magari degli avversari leggermente più morbidi a livello di impatto dei colpi sarebbero meglio per ora. Akira, cioè, già solo se lo si è seguito in Giappone, adesso sta facendo delle prestazioni leggermente diverse in Italia, però già solo con quello che ha fatto in All Japan colpisce forte, diciamo, anche per via della massa messa su, colpisce non poco forte. No, assolutamente, assolutamente. Vai, Aldo. No, più che altro è interessante capire poi cosa farà Akira nei prossimi mesi, dato che la possibilità, secondo me, di entrare a far, questo poi è un discorso che va al di fuori della IWA, però la possibilità di entrare a far parte di una United Empire non è impossibile. Non è così assurda, sì, no? Ne parliamo da quanto? 2 mesi? Beh, un paio di mesi, sì. Non è impossibile come cosa, quindi vedremo. Sul fatto di capire un po' quale sarà il suo prossimo avversario, cioè per lui qui in Italia, innanzitutto prepariamoci per lo show del 12 dicembre, no? Perché credo, no, anzi no, del 27 novembre mi sa, perché sarà quella la prima. Sì, prima c'è il 27 novembre in Italia. Ok, lì se non mi sbaglio, Triple Threat per il titolo IPW? Per il titolo IPW sì, penso che chi vinca prenda tutto. Ok. Sarà contro Rubber, Chris Rubber, Bambi Killer e Fabio Ferrari. E poi dovrebbe esserci quello del 12 dicembre, lo show benefico. In Italia sì. In Italia sì. C'è qualche altra sua apparizione fuori, c'è quella di Fear and Loathing. Sì, infatti. E quella di Fear and Loathing, che tra l'altro, prof, abbiamo ancora i biglietti. Noi in teoria abbiamo i biglietti per Fear and Loathing, solamente che l'avevamo comprati quanto? 2 anni fa, prima del Covid. Sì. L'intenzione era andare. Vabbè. Prima o poi ci andremo. Che sarà tra l'altro un'edizione molto interessante quest'anno. Poi, vabbè, se tutto va bene, anche la presenza di Akira per noi italiani comunque è un valore aggiunto in più. Però sì, assolutamente, tra l'altro è il loro evento comunque più importante. Negli scorsi anni è riuscito ad apparire anche Jockey della ICW, adesso con l'apparizione di Akira e una persona in più, non mi ricordo se anche Luca. Se c'era anche lui in quell'edizione, sì? In quell'edizione non ricordo, ma lui è apparso comunque negli ultimi 2 eventi più importanti prima della pandemia. Proprio la gimmick di Luca De Pazzi, che faceva questa sorta di riccone italiano, per non dire altre cose. Un imbruttito italiano, sì, quelli della Milano da bere, proprio particolari per buona educazione a pelle. Certo. Assolutamente. Quindi sì, un altro italiano che apparirebbe comunque in un evento europeo importante, io ve lo dico. Ultimamente girata questa cosa dell'infortunio di Akira in Rising Sun, tra l'altro è saltata la sua apparizione ufficialmente in kayfabe, perché Alessandro Corleone è cattivo e l'ha attaccato. Sì. Certo. Va bene. Certo. Sto incrociando le dita per l'anno nuovo, perché c'è il 16 Karat Gold della WXW che avrà una nuova edizione. Fa gola. Li sto seguendo, devo dire, se ho potuto apprezzare ancora di più dal vivo un'apparizione come quella di Cara Noir, è perché il wrestling europeo sto cercando di tenerlo d'occhio un po' più spesso, come dicevo anche ad Aldo all'evento, e ci sono tante cose interessanti, tanti nomi interessanti in WXW, appunto. Tanta roba, ci passano davvero tanti personaggi diversi. Stiamo vedendo anche la rinascita di Wolf, Alexander Wolf in WWE, Però tutt'altro nome fuori. E quindi tanta roba, e un terreno fertile anche per i nostri italiani. Resta pur sempre la federazione europea più importante, no? Quindi. Sì, assolutamente, poi specie se si parla adesso con post Brexit, con l'uscita europea, sì, infatti, cioè, è l'unica, anche perché poi allora la Spagna, ho visto anche, ecco, tornando sulla
Italian Wrestling Association, loro hanno un rapporto un po'